Tizi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Coreografia delle grandi occasioni per un derby che torna a giocarsi in Serie C a distanza di anni. Il Rimini cerca punti salvezze, Ravenna vuole confermare la posizione playoff. All'andata la gara terminò sullo 0-0, ma in stagione, contando anche la Coppa Italia, il terzo incontro tra le due squadre, con i giallorossi ospiti che si imposero ad agosto per una rete a 0, gol di Salvatore Papa. Prima del calcio d'inizio la società dona 1000 euro all'associazione San Camillo Olus. La gara vede subito il Ravenna protagonista. Al primo il calcio di punizione di Esposito viene sventato in corner dall'ottimo intervento di Scotti. Dal conseguente angolo, Papa arriva a raccogliere il pallone in area di rigore calciando verso lo specchio della porta, Scotti blocca a terra. Ospiti pericolosi al quarto minuto, nuovamente dalla bandierina, e tiro di Galuppini termina a lato di un nulla. La replica del Rimini arriva solo al dodicesimo minuto e tiro di Guebre viene neutralizzato da Venturi che si rifugia in corner. Al ventiquattresimo la gara si sblocca a favore del Ravenna, Esposito da calcio piazzato indovina il gol della domenica con palla indirizzata nel set alla sinistra di Scotti. Il replay ci mostra la prodezza del centrocampista in maglia numero 29, sicuramente tra i migliori dei giallorossi. Nella ripresa il Rimini prova quantomeno a raddrizzare il match, l'incursione di Guglielmo non trova compagni pronti alla deviazione verso lo specchio della porta. Rimini che prova a colpire dopo un pericoloso batti e ribatti nell'area piccola con tocco finale di Ferrani, con il riflesso pronto di Venturi a ribattere il tentativo del centrale difensivo. All'81esimo il Rimini va vicinissimo al pareggio, Papa nel tentativo di anticipo rischia un quasi autogol. Nel recupero il contropiede Ravenna rischia di violare in ben due occasioni la porta di Scotti, nella seconda trovata e serve a Guglielmo il pallone del 2-0, ma l'attaccante trova la risposta di Scotti. Su questa azione si chiude il match con il Ravenna che festeggia con i propri tifosi la vittoria nel derby. La squadra di Foschi vola 48 punti in classifica, il Rimini invece precipita al penultimo posto della classe. Il migliore per il Ravenna è Esposito, la gemma da calcio piazzato ed applausi, anche se il centrocampista aveva sfiorato la marcatura già al primo minuto del match. Per il Rimini è davvero difficile trovare un migliore in campo. Palma parte dalla panchina e viene gettato solo nella mischia nel finale. Candido parte titolare ma viene tolto dopo soli 45 minuti di gioco. Al Rimini primo tempo recupera una quantità di palloni per poi spegnersi nella ripresa, ma la squadra si inizia a sbagliare anche in casa, dove sono arrivati 26 dei 32 punti complessivi. È davvero dura pensare alla salvezza. Alto dato negativo, dopo la Ferrar Pisalò, il Ravenna è la seconda squadra che viola i neri.